Regione Toscana, il Consiglio regionale. Concessioni balneari, approvata una nuova proposta di legge in Toscana. Criteri di premialità ed equo indennizzo, indicazioni omogenee e in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani in materia di concessioni balneari. È quanto propone la Regione Toscana con l'approvazione di una nuova legge da parte del Consiglio regionale a fine luglio, con tempi rapidi per 34 comuni e approvati anche due ordini del giorno proposti dalla Lega. Un atto urgente che va a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, con l'approvazione anche di due ordini del giorno proposti dalla Lega sull'equo indennizzo. La proposta di legge è stata approvata con 30 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva e Lega Toscana, 3 voti contrari, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, e 6 voti di astensione, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Le modifiche alla legge operano su due piani. Da un lato si lavora sulle premialità, ovvero il favore per la partecipazione alle procedure comparative per il rilascio delle concessioni da parte delle micro, piccole e medie imprese turistiche che operano già in ambito demaniale marittimo. Dall'altro, la norma introduce le previsioni per il riconoscimento di un equo indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del subentrante, salvaguardando gli investimenti effettuati dalle imprese attualmente concessionarie. Il governo non ha deciso perché tra due fuochi. Da un lato la Commissione europea che segnala il rischio di infrazione e dall'altra quello che ha messo in campo in campagna elettorale dicendo che avrebbe completamente permesso alle imprese balneari di poter continuare con le proprie concessioni. Ad ora non è riuscito a far nulla. Noi abbiamo approvato oggi una norma che prevede l'equo indennizzo, cioè prevede di poter rimettere in concessione per un certo numero di anni tenendo conto che chi ha fatto investimenti, quegli investimenti gli devono essere riconosciuti. Penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, il massimo possibile. Quindi il mio è un appello al governo, non si può continuare a tenere tante imprese in una condizione di non chiarezza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, sappiamo che abbiamo fatto una norma molto forte anche rispetto al rapporto tra Stato e Regioni, ma l'immobilismo del governo ci ha portato a farla. Noi con quella legge fornimmo alle imprese e anche ai comuni un quadro giuridico di riferimento per il rilascio delle concessioni da 6 a 20 anni, inserendo alcuni principi innovativi come la tutela dell'ambiente, la proposta di progetti che alla richiesta di concessione accompagnassero iniziative di interesse generale come la riqualificazione ambientale, la tutela della costa e della duna, progetti di salvamento collettivo o individuale anche sulle spiagge libere, e introducemmo anche il principio dell'equo indennizzo. Cioè che se nell'ambito della procedura competitiva, quindi di una gara, chi chiedeva la concessione, chi avesse chiesto la concessione, avesse perso la procedura competitiva, questo dovesse essere indennizzato per una quota che all'epoca stimavamo nel 90% del valore aziendale dell'impresa, considerata nel suo complesso. Quindi beni strumentali e anche l'avviamento, quindi il valore reddituale, incluso la valorizzazione che dell'impresa negli anni si era fatta, l'affidamento nei confronti dei clienti, eccetera. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge, e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto, e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre, si introduce
Un altro principio che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Cioè, se più si è piccoli, micro o medie, più si avrà una tutela. Legge importante che dà un'opportunità straordinaria a tutti gli stabilimenti balneari di fare investimenti, di poter avere delle concessioni per i prossimi 6 o 20 anni, dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività, quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana prova ad assumersi una responsabilità per fare del turismo della costa, del mare, un grande investimento, creare opportunità e rendere il nostro turismo competitivo sempre nel contesto nazionale e internazionale. Contrari Forza Italia e Movimento 5 Stelle, mentre il gruppo di Fratelli d'Italia si è astenuto, indicando che la norma opera sul settore dove il governo centrale sta intervenendo e che quindi la legge toscana sarà solo di intralcio al settore e verrà presto impugnata. Forza Italia è l'unica forza politica che il Consiglio regionale ha votato contro questa legge fatta dalla sinistra, che uccide un tessuto economico fondamentale per la nostra regione, per l'economia della Toscana, ma soprattutto anche per l'economia italiana. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui gli tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanzie, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Cosa sarebbero le coste italiane senza gli stabilimenti balneari? Si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale. Lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento che abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari, che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese, li consideriamo politica industriale. Stare accanto ai balneari significa stare accanto alle imprese italiane. Forza Italia è l'unica forza politica che ha detto di no in Consiglio regionale, continueremo la nostra battaglia per dire no alle aste, per dire fra le altre cose con voce forte in Europa che la risorsa non è limitata, non è vero, lo dimostrano i dati, soltanto il 36% della costa italiana è occupata da stabilimenti balneari, il resto è costa libera. Ecco perché per Forza Italia è una battaglia di libertà, continueremo ancora a farla, continueremo in Parlamento, continueremo nel Parlamento europeo e qua continuerò a farla in Consiglio regionale dicendo no a questa legge che affossa l'economia toscana, fra l'altro incostituzionale, è semplicemente crea confusione perché siamo convinti, come è successo in altre regioni, che questa legge sarà impugnata dalla Corte Costituzionale, sarà bocciata e creerà ulteriore confusione. Questa proposta di legge, come quella del 2022, è inutile e anzi dannosa, perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal Governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale, che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà alla scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono
ritornare di proprietà dello Stato, e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare l'impostazione a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati. Invece con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera borracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge, che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa. Stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste, e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico. Tra i gruppi di opposizione la Lega ha votato favorevolmente l'atto, poiché le nuove norme contengono aspetti che il gruppo sostiene per quanto riguarda l'equo indennizzo. A cuore crediamo che in questo momento, in un vulnus nazionale, la Regione Toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie, e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di primarialità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese, che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari, e quello che è il principio appunto di equo indennizzo e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatti le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie, che poi sono imprese, però sono persone, sono famiglie, che garantiscono il servizio dello stabilimento, quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari, che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo. Si è dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse che stiamo attraversando proprio sul tema della Bolkestein, sapendo, essendo consapevoli che questa legge ha anche un vizio di costituzionalità, sperando che non arrivi l'impugnativa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ma sappiamo e siamo anche consapevoli che il governo nazionale sta lavorando affinché si crei uniformità dal punto di vista della non scarsità della risorsa all'interno di tutte le regioni toscane, di tutte le regioni italiane che sono toccate dal mare, e che soprattutto vada nella direzione dell'equo indennizzo e della priorità a tutte le piccole e medie imprese, che sono tantissime in tutta Italia. Quindi crediamo di essere in linea con quello che il governo nazionale sta facendo e che a breve vedrà la luce appunto non solo in Toscana ma in tutta Italia. Hanno approvato la legge sui balneari. Io mi sono astenuto perché ci sono dei distinguo che dobbiamo fare e che ho fatto anche nel mio intervento. Cioè, tutta la legge è imperniata sul giusto ristoro a coloro che, una volta che ci dovessero essere le gare, perdessero la loro concessione. Ma nessuno pensa a quanto lo Stato rimette dei canoni concessori, perché io trovo assurdo, leggevo un articolo proprio ieri del Corriere della Sera, che a fronte di prime file pagate 300 euro ad ombrellone, quello stesso bagno, che non citerò, paga 5.400 euro di canone demaniale annuale. Per cui
è giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equo indennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica, perché non sanno come e quanto investire nella loro attività, ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni possa essere, debba essere attinente alla legge stessa. Regione Toscana, il Consiglio regionale.